Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori di Stappa Radio dal direttore Stefano Tini. Dopo un breve periodo di vacanze ricominciamo la trasmissione Questa è la Lazio, condotta di solito da Emiliano Ginestrini. Lo sostituisco perché penso che lui fino al 15 agosto starà in vacanze. La trasmissione sarà mandata in onda da Roberto De Angelis, un saluto anche a Roberto. E partiamo allora dalle situazioni della Lazio. Ci eravamo lasciati che Sarri non era ancora l'allenatore, è diventato allenatore, svolta la prima parte del ritiro da Auronzo di Cadore, dove Sarri ha avuto l'opportunità di testare alcuni giocatori, si è poi tornati a Formello. Da Formello si è partiti per la seconda parte del ritiro, che si svolge in Germania a Marienfeld, e in questa circostanza alcuni giocatori, gli ex Salernitana soprattutto, giocatori come Lukaku, come Durmisi ed altri, sono rimasti a Formello in attesa di essere ceduti e in attesa anche di sbloccare questo benedetto indice di liquidità che non permette alla Lazio di ufficializzare, di tesserare quei giocatori che già si stanno allenando e già stanno giocando sotto gli ordini di Maurizio Sarri, come ad esempio Felipe Anderson, Isai ed altri due o tre giocatori che sono stati praticamente presi, ripeto, si allenano ma non sono stati ancora ufficializzati perché l'indice di liquidità non lo permette. Allora, questo cosa significa? Che bisogna fare delle cessioni e il DS Iglitare si sta muovendo in questa direzione, anche se trova delle difficoltà. I maggiori indiziati sono uno tra Molisci o Caicedo e poi Correa. Bisogna vedere se Correa rimarrà oppure andrà via. Era partito per la Coppa Sudamericana con l'intenzione di andare via, è tornato, sembra che abbia parlato con Sarri, c'è chi dice che abbia detto a Sarri di volere andare via, chi invece che Sarri lo stia convincendo pian piano durante le giornate tedesche a Marienfeld, e vediamo insomma cosa accadrà. È chiaro però che qualcuno dovrà essere ceduto per, ripeto, sbloccare l'indice di liquidità, per ufficializzare quelli che già ci sono in formazione, come ripeto Felipe Anderson, Isai ed altri, e soprattutto vedere di far entrare poi qualche altro giocatore, tipo per esempio Kostic, che tra l'altro è un giocatore extracomunitario. La Lazio ha già preso due giocatori per quanto riguarda le due slot di giocatori extracomunitari, e sono Kamenovic, preso a gennaio quando c'era ancora Simone Inzaghi, perché è un buon laterale sinistro nel 3-5-2 che faceva Simone Inzaghi, che poteva essere adattato anche come terzo difensore centrale a sinistra. È chiaro che Sarri l'ha visto, l'ha valutato, è giovane, è praticamente un giocatore ventenne che potrebbe essere dato in prestito per sbloccare appunto una slot per quanto riguarda i giocatori extracomunitari da prendere. L'altro è Felipe Anderson, per lui si tratta di un ritorno alla Lazio dopo 3 anni, e vediamo la situazione, perché Kostic, extracomunitario dell'Inter di Francoforte, è il nome più papabile in questo momento per giocare esterno alto e di attacco a sinistra, insieme appunto a Luis Felipe, a Felipe Anderson e a Immobile, a comporre quindi il terzetto dei tre attaccanti del 4-3-3 di Maurizio Sarri. Per quanto riguarda gli altri acquisti, sembra tutto fatto con Basic, centrocampista centrale del Bordeaux, però ripeto, anche qui non può essere ufficializzato per via di questo benedetto indice di liquidità. Per quanto riguarda il mercato, molto probabilmente, se andrà via Correa, oltre a Kostic servirà un altro esterno d'attacco. Si dovrebbe puntare su un difensore centrale, anche se a Sarri sta piacendo molto Patrick. Per quanto riguarda il centrocampo, l'abbiamo detto, ci sarà l'innesto di Basic, probabilmente ci fermeremo qui. Veniamo adesso al gioco. Gioco che convince poco, nel senso che dopo un mese di preparazione non
stata un'evoluzione per quanto riguarda il gioco di Sarri. Si è partiti con due amichevoli molto leggere, fatte ad Auronzo di Gatore, poi ci sono state altre due amichevoli, una con il Padova a chiudere la prima parte del ritiro ad Auronzo di Gatore, la seconda giocata contro il Meppen, squadra di Serie C anch'essa, in questo caso tedesca. Tutte e due, sia col Padova che con il Meppen, le partite sono terminate 1-1. Oltre al risultato c'è il gioco che latita, è chiaro che per far sì che i meccanismi svizzeri di Maurizio Sarri funzionino serve del tempo, però ripeto, non si sono visti dei miglioramenti almeno nelle ultime uscite, ed è per questo anche che Maurizio Sarri vorrebbe subito gente nuova, quei giocatori insomma che dovrebbero arrivare. Ripeto, è una Lazio ancora in fase embrionale, bisogna dare del tempo ai giocatori per capire i meccanismi di Sarri, al DS Tare di comprare altri giocatori che sono stati localizzati nel mercato dall'allenatore Sarri, però insomma sembra un po' tutto in fase di stallo. Speriamo insomma che la situazione si sblocchi quanto prima, in modo particolare parliamo di situazione del mercato. Poi per quanto riguarda il campo, lo sapevamo che l'inizio sarebbe stato un po' difficile, perché non è facile, ripeto, entrare nei meccanismi di Sarri, di solito ci vuole un po' di tempo. Ecco, speriamo che in campionato, visto che tempo non ce n'è, non sia costretta la Lazio poi magari a rincorrere, perché fa una partenza brutta, cosa poco auspicabile. Per il momento è tutto, noi ci risentiamo la prossima settimana. Ancora un saluto a Roberto De Angelis per la messa in onda della trasmissione, ad Emiliano Ginestrini, che è il collega che con me condivide le situazioni della Lazio qui a Stap Radio. Alla prossima settimana dunque, buon ascolto con i programmi di Stap Radio a tutti, un saluto.